Allora ragazzi, sono tornato nello spot del lago, sono tornato qui oggi, sinceramente volevo andare in Arno, poi invece l'Arno è veramente torbo, impescabile, dighe aperte, quindi sono dovuto ripiegare per forza qui. Oggi diciamo quasi una giornata intera a disposizione, sono arrivato stamani non presto, ecco. 10 minuti che ho calato le canne e avevo finito di calare le canne, questa era la prima che avevo calato. Sto pescando con inneschi un pochino più generosi, ora cerco di tirare fuori questo pesce senza rischiare di perderlo. Vai, ho finito 10 minuti fa di calare le canne e ripeto, nei punti giusti, nei posti giusti si può arrivare anche a vedere delle partenze quasi immediate. Oggi, vi stavo dicendo prima che partisse la canna, oggi ho una giornata diciamo quasi completa. Oggi è una giornata di riposo dal lavoro e sta ricalando la nebbia, uno spettacolo, il lago quando è così è veramente eccezionale. Dicevo, sono tornato al lago perché l'Arno è completamente torbo e niente, ho deciso di dedicare un'altra pescata qui, però a differenza della pescata del video precedente dove avevo praticamente 3 ore di pesca, oggi voglio dedicare tutto il giorno a questo lago e con delle esche diciamo un pochino più generose rispetto alla pescata precedente. Oggi voglio vedere se riesco magari a portare a guadino qualche carpa diciamo un pochino più importante. Già questa, a differenza dell'altra volta, è già un pochino più bellina, non è grande, è sempre una carpotta e niente, spero oggi che mi parta anche un amur, di riuscire a prendere un amur che persi la volta precedente. Niente, dai, tiriamo la carpa e ve la faccio vedere. Allora ragazzi, la taglia aumenta, ovviamente aumentando le esche, facendo un diciamo cercando di fare un pochino più di selezione rispetto alle pochissime ore che abbiamo a disposizione. Quindi oggi giornata intera si cerca di fare, rischiando ovviamente di non vedere neanche una partenza. Comunque si vede già la differenza perché sto pescando diciamo con esche un pochino più voluminose. Sto pescando con la pallina, una canna l'ho dedicata con il mais, una, ve lo dico, non voglio stare a farvi il pippone del video scorso, una mais
una con le palline e una con quella tambolina. Questa è la canna che è partita con la doppia pallina di 15. Ve la faccio vedere. Non, ripeto che non è una carpa esagerata, però è una carpa, diciamo, già poi un pochino più interessante rispetto alle carpe della volta scorsa. Partita anche questa veramente fulminea, l'avete vista. Niente, si rimette nell'acqua, credo che la giornata sia divertente. Ancora c'è tanto tempo, cerchiamo di insidiare qualche pesce più importante e vediamo di non perdere l'amur come la volta scorsa. La rimetto nell'acqua, si lascia libera, sempre carpe veramente sane. Ripeto, posto veramente pressato, si vede che qui la gente ha cominciato a capire che bisogna rispettare i pesci, bisogna stare attenti quando si slamano, quando si rilasciano, perché questo è il futuro, ragazzi. Quando i pesci non ci sono più, poi non ci si diverte più. Quindi tutte le precauzioni possibili e immaginabili per continuare il nostro divertimento. La rilascio subito nell'acqua. Allora ragazzi, intanto ha cominciato a piovere, ho dovuto aprire l'ombrellone, ci sono momenti e cambi di luce improvvisi, momenti che se cala la nebbia incomincia a pioviscolare, poi si riapre, insomma speriamo bene che questi pesci restino attivi. Niente, vi volevo spiegare un attimino come sto pescando, a differenza magari anche della volta passata. Sto pescando ovviamente sempre sotto sponda, perché questo è un lago che i pesci stazionano, diciamo, sotto sponda. Però sto pescando non con una canna a destra, una centrale e una a sinistra chissà dove. Ho cercato di concentrare, nonostante pesco col barchino, concentrare la pastura nell'arco di le alate nell'arco di 15 metri. Però differenziando un attimino la distanza dalla sponda, perché sono convinto al 100% che quello è un punto di stazionamento e di passaggio dei pesci. Però diciamo che nel frangente vicino alla sponda c'è uno scalino praticamente che dall'acqua da mezzo metro passa praticamente a un metro e mezzo, due metri. Quindi con una canna sto pescando, diciamo, quasi a ridosso della sponda, ovviamente sempre nel pulito, con una canna, diciamo, a un metro e mezzo, due metri di distanza, e con un'altra canna sto pescando praticamente a tre metri dalla sponda, quindi per cercare di captare il punto dove le carpe possano passare, perché lì ci sono le carpe, però sono molto diffidenti, quindi non bisogna puntare su delle carpe che stazionano lì, si vede ogni tanto saltano, ma bisogna puntare anche al punto di passaggio, che poi potrebbe essere a mezzo metro dalla sponda, come potrebbe essere a tre metri dalla sponda, su diversi livelli di profondità. Quindi diciamo che per ora la canna che è partita prima era quella, diciamo, un pochino più distante rispetto alle altre due, più distante dalla sponda. Niente, speriamo che i pesci siano attivi, perché stamani quando sono arrivato saltavano, non pioveva, sembrava, c'era una nebbia, quindi il cielo presumo che fosse stato sereno, per oggi mettano acqua, quindi non vorrei che questa bassa pressione influisca magari sull'attività delle carpe. Niente, aspetto, ho già a disposizione un po' più di tempo, diciamo quasi tutta la giornata, quindi tempo per capire, per cambiare inneschi, cercare di capire dove sono, ovviamente sempre se le carpe sono attive e mangiano, quindi ho più tempo per capire come riuscire a portare, ecco, oltre a quella di prima, altre carpe a guadino. Ah no, un fiato incredibile.
Questa vedete la differenza rispetto alla carpa di prima, è più piccola, e con questa canna sto pescando con il mais. Questa molto molto più piccola rispetto alla carpa di prima. Ovviamente questa è la canna con il mais, e quindi ovviamente partano carpe più piccole, quasi quasi. Anche questa la cambio l'attacco e metto un'esca un pochino più grande per vedere di fare selezione anche con questa canna, tanto ormai le partenze ho viste, quindi per vedere di prendere qualcosa, diciamo, di più importante, cambierò l'innesco anche di questa canna e si prova a fare un'ulteriore più selezione, rischiando poi di non vedere partenze, ma insomma. Piccola carpettina, anche questa veramente arrabbiata, veramente divertente, perché voleva prima entrare nelle ramaie, perché anche una carpa così, se ti entra tra i rami, fanno delle partenze fulmine. E anche una carpa che ti entra tra i rami, anzi è più difficile poi far uscire queste che quelle più grosse, perché quelle più grosse è più facile che con il peso riescano a liberarsi da rami, ma queste poi ci rimangano dentro. Voleva poi entrare sotto le ramaie qui sotto sponda. Una carpa divertente, piccola, piccola, ma veramente divertente. La vado a rilasciare subito. Vai. Ragazzi, altra carpa, questa praticamente sempre con la doppia pallina di 15, una 0,2 sempre di NPP, e niente, una bella carpotta, una bella panciotta. Si vede la differenza ovviamente tra pescare con il mais e pescare dove in ambienti così ci sono anche carpe piccole, va bene, e pescare con degli inneschi, diciamo, un pochino più voluminosi, un pochino più per fare, diciamo, selezione. La doppia di 15 ovviamente fa aumentare la dimensione delle catture. Una carpa veramente con una bella pancia tonda, uno spettacolo, ve la faccio vedere. Una bella chicca di questo lago, una bella panciotta spettacolare, un bel pancione, una bella carpa spettacolare, ragazzi. Si rilascia subito, ragazzi. Pesci medi, però veramente divertenti, perché qui c'è da combattere con la natura e con le carpe. La rilascio subito e li butta subito nell'acqua. È rientrato un po' di pesciotti perché le canne hanno cominciato a turno a sbirpettare un po' in qua e là. Il pesce, da quando ha smesso di piovere, sembra che si sia riattivato. Niente, una precisazione. Allora, io con questo video che sto facendo, l'altro video passato, non sto incitando carpisti a pescare a ridosso delle ramaie. Ovviamente si pesca sempre a una certa distanza, non addosso alle ramaie ovviamente, ma a una distanza, diciamo, idonea per poter togliere il pesce, cioè più che togliere, non farcelo entrare. Questa è una pesca che, ahimè, lo devo dire, è una pesca che non
tutti la possano fare, o perlomeno chi ha le prime esperienze se ne deve guardare bene. È una pesca, diciamo, un po' d'esperienza, bisogna cercare di capire e sapere più che altro il comportamento delle carpe. Uno che è alle prime armi, prima di fare una pesca del genere, insidiare le carpe vicino a degli ostacoli, un po' di documentazione, un po' di esperienza è d'obbligo. Però ecco, volevo precisare questa cosa, che non sto incitando a pescare vicino alle ramaie. Vicino alle ramaie ci si può pescare, ma ci si può pescare con delle accortezze. Sono del parere che la pesca con il barchino va saputa fare, perché chi non la sa fare rischia di fare impeccare tutti i pesci. Io stamattina, con delle accortezze ovviamente, tutte le carpe che sono partite le ho portate a guadino. Può capitare di slamare, però può capitare anche che una carpa entri dentro le ramaie, per l'amor di cielo, non dico che è impossibile, però utilizzando certe accortezze, il 90% delle partenze, anche il 95% delle partenze, i pesci vengano tutti tranquillamente, se sono allamati bene, vengano tutti a guadino. Ecco, è una pesca, ripeto, non per tutti, ma per chi ha un po' di esperienza. Quella purtroppo ci vuole per evitare di danneggiare e di far impiccare i pesci. Ecco, questo sì, non è che uno ha incominciato ieri a fare questo tipo di pesca e va subito a cercare le carpe tra gli ostacoli, assolutamente no. Un po' di documentazione, un po' di esperienza, un po' bisogna riuscire a capire il comportamento delle carpe, perché si sa, le carpe sono come tanti di Handinoma, i pesci, le carpe in generale sono pesci intelligenti, sanno che quando c'è un pericolo sanno dove andare, è come se avessero la bussola, io l'ho sempre detto. Quindi ragazzi, quando si fa questa pesca si va fatta con il cervello, però ecco, non sto incitando nessuno ad andare a pescare vicino alle ramaie. C'è pescatori con esperienza, la sanno fare e la fanno, e pesci se ne perde pochi e non se ne impicca punti, ecco. Allora ragazzi, la taglia sta leggermente aumentando, sempre di più, una carpa un pochino più grossa anche questa, sempre presa, questa presa sempre con la doppia pallina, ovviamente pescando con la doppia pallina, e ovviamente pescando la doppia pallina aumenta la taglia dei pesci. Niente, una bella carpotta anche questa, più grande delle altre, infatti mi ha fatto molto più divertire, la faccio vedere, un po' arrabbiata. Allora, allora ragazzi, taglio aumenta, un bel pesce anche questo, cioè questo comincia ad essere un bel pesciotto. Ci vuole più tempo ovviamente per farle entrare in pastura, evitare che le altre carpe entrino, e quelle più piccole ovviamente, e poi mangia quelle grosse, è logico. Poi quando arriva quelle grosse, quelle piccoline tendano ad andare via. Comunque, bel combattimento, si è data veramente da fare. È smesso di piovere e dopo 10 minuti è partito subito il pesce. Quindi spero si siano riattivati. Ancora un'oretta di pesca, un'oretta e mezza, un'oretta credo, e dopo si va a casina. Soddisfatti della giornata, perché oggi è stata veramente una bella giornata di pesca. Si rimette nell'acqua, bella pesce, bel pesciotto. Thank you.
10 minuti, smonto le canne, sta piovendo, è già un paio d'ore che non smette. Giornata veramente divertente, le partenze si sono alternate, c'è stato dei momenti di fermo, smetteva di piovere e ripartiva le carpe. Siamo partiti con delle carpettine, poi è arrivato le carpe un pochino più grandi, non è scappata ovviamente la big, peccato. Oltre a quelle carpe che vi ho fatto vedere, ne è uscite altre, se non mi sbaglio, 3-4, sempre su quella misura lì. Non sono stato a fare il video, non sono stato a fare le foto. Giornata divertente, secondo me un bel lago, una bella scuola. Qui c'è tutto, ci sono le ramaie, ci sono le alghe, ci sono gli ostacoli, c'è tutto. Che tanti questo lago lo evitano, però secondo me è un lago veramente, veramente, non so se definire difficile o strano, perché qui ci sono c'è tante variabili da mettere in campo. Ci sono tanti pesci, carpe di misura piccola, quindi bisogna fare selezione. Qui quando si viene in questo lago, secondo me va impostata la pescata, bisogna vedere, scegliere e decidere quello che uno vuole fare, se vuole fare pesce, se vuole fare le partenze, se vuole fare il pesce un pochino più di taglia. C'è tante cose. Lago secondo me carino, mi piace veramente, veramente, veramente tanto. Peccato perché si era affacciato secondo me anche un altro Amur che avevo già perso, e questi Amur per me sono una croce. Ritornerò sicuramente in questo lago, ci farò altre pescate perché veramente mi piace. Io sono un carpista, un pescatore da fiume, però quando non posso andare in fiume per tanti motivi, l'acqua, le dighe, una cosa o un'altra, mi piace venire qui perché veramente è un lago che mi fa ingegnare, mi fa divertire, perché bisogna capire dove trovare il pesce, bisogna capire, ci vuole delle accortezze. Anche questa sessione si conclude, 5-10 minuti rimetto le canne a posto, ce l'ho ancora in pesca, magari ne parte una ora, però ecco, oggi tante catture, ne ho perse anche mi sembra un paio. Questa è la stagione che a me mi piace, le temperature mi piacciono, a me l'estate non mi piace perché è caldo, non mi piace andare a pesca, non mi piace stare male. E queste temperature, questo tempo così, con questa pioggerella, la nebbia, a me veramente mi fa veramente, veramente godere. E come sempre ragazzi, andate a pescare, divertitevi e mi raccomando, a tutta pesca. Ciao a tutti, ciao.